necessariamente defungere. Quindi noi chiediamo proprio la soppressione dell'articolo 7 dello Sblocca Italia che prevede questo e anche della legge dell'articolo 3 bis comma 1 del decreto legge del 13 agosto 211 numero 138. La ringrazio, deputata. Adesso chiede di intervenire il deputato Zaratti. A titolo personale, prego. Sì, grazie Presidente. Credo che la collega Pellegrino abbia fatto bene a sottolineare l'importanza di questo emendamento relativo al fatto che, diciamo, i bacini devono essere corrispondenti alle caratteristiche naturali di quel territorio e non sovrapposti invece alla perimetrazione politica che viene fatta del territorio stesso. Stiamo parlando di acqua e credo che questo sia un elemento che possa aiutare un'equa gestione e un'equa distribuzione della risorsa. Ora io voglio ricordare qui, signora Presidente, che forse dovremmo cercare di capire un po' meglio l'importanza del dibattito che stiamo mettendo in atto in queste ore, perché insomma qualche giorno fa, un paio di giorni fa, c'è stato un referendum importante che non ha raggiunto il quorum. Forse i cittadini si sono ricordati del referendum sull'acqua, che ha raggiunto il quorum, ma i cui esiti vengono vanificati da questa legge, che sono contrari totalmente allo spirito di chi ha votato quel referendum. La ringrazio, deputato Zaratti. Deputato Caparini, prego. Sì, bene hanno fatto i colleghi di SEL e la collega Pellegrino a sottolineare il pericolo che è sempre più incombente, ovvero quello che lo sfruttamento della risorsa idrica diventi un motivo prettamente economico, facendo passare in secondo piano la gestione efficiente ed efficace e soprattutto facendo passare in secondo piano la utilità pubblica. E noi non capiamo come vogliate perseverare in direzione assolutamente contraria a quelli che sono i dettati dei risultati referendari per quanto riguarda l'acqua pubblica, ma soprattutto anche quelle che sono le tantissime esperienze maturate in questi anni di subambiti che hanno visto una gestione lì sì efficace, efficiente ed economica della risorsa idrica e che voi volete spazzare via in un sol colpo. Noi siamo invece convinti che queste esperienze debbano essere quantomeno valorizzate, se non esaltate, perché